Buongiorno, oggi vi faccio vedere come funziona la carta di credito Xapo arrivata ieri contenente un portafoglio in Bitcoin. Ora facciamo la prima prova e vediamo se dà del denaro. Inseriamo la carta, nel portafoglio abbiamo caricato 0,3 Bitcoin. Qui siamo a Banco Popolare, come potete vedere, la carta viene letta, circuiti internazionali, quindi viene visto come circuito internazionale, prelievo internazionale. L'operazione potrà applicare una commissione se prevista dalla sua banca. Va bene, abbiamo già visto i costi di Zapo. Schiacciamo altro, magari, e schiacciamo 20 euro. Proviamo l'importo. Sì. Inseriamo il nostro PIN dataci via telefono da una signorina americana e vediamo cosa succede. Ci restituisce la carta. Ve la faccio vedere. Ci dà uno scontrino e ci restituisce il denaro. Ora,